Eletto al Parlamento nordcoreano con il voto unanime di tutti gli elettori, il leader di Pyongyang, Kim Jong-un. Questa era la prima elezione organizzata da quando ha ereditato il potere dopo la morte del padre nel 2011. Per l'agenzia di stampa del regime, il voto è stato espressione dell'appoggio assoluto e della profonda fiducia nel supremo leader Kim Jong-un. Storica visita intanto in Sud Corea per Papa Francesco dal 14 al 18 agosto, in occasione della celebrazione della giornata della gioventù asiatica giunta alla sua sesta edizione.